Buonasera, siamo da Gian Vito Plasmati per questo appuntamento di A Bordo Campo nella tua nuova casa, diciamo così, Gian Vito. Sì, decisamente sì, la mia nuova casa, ormai mi ci dedico anima e cuore a questo progetto che è nato un po' per gioco, ora è diventata una cosa seria. Siamo Spiegaci un po' dove siamo, innanzitutto. nei Sassi, una struttura alberghiera, è un hotel 4 stelle nel Caveoso. Come ci si arriva qua? Perché comunque la tua carriera calcistica ovviamente ti ha portato in giro per tante città dell'Italia, però puntatine anche fuori dall'Italia e poi si torna a casa. Ma il mio auspicio era sempre quello di comunque ritornare a casa. Io sono materano, sono nato e cresciuto in questa città, poi per forza di cose mi sono allontanato, la mia carriera calcistica mi ha portato lontano da Matera, se non nel finire della mia carriera, una breve parentesi materana, poi purtroppo terminata con il fallimento di quello che fu l'FC Matera che oggi è tornato alla ribalta. Io volevo tornare a Matera perché comunque sono molto legato alla mia città e ho creato questa cosa proprio per essere, diciamo, per fare qualcosa di mio, extra calcistico. Niente, ora mi ci dedico anima e cuore. Da dove nasce la passione per il calcio? Ma nasce da bambino, nasce una passione che è innata, come in quasi tutti i professionisti e non, poi alcuni riescono, altri no, però comunque sia correre dietro a un pallone è una cosa che diciamo accompagna tutti i ragazzi in età è infantile e poi adolescenziale. Diceva leggevo da qualche parte, non ricordo dove, tira un pallone in mezzo a dei bambini, vedrai che ci correranno dietro. Quindi la mia passione nasce così come per molti altri ragazzi, nasce in maniera identica. Poi ho avuto la fortuna e la bravura di poterla far crescere, poterla migliorare, poterci lavorare. Sono felice del percorso che ho fatto. Invicta Matera, da dove forse è partito tutto. Ma in realtà è Virtus Lucania, Quella di famoso Mister Fontana. Mister Fontana. Poi ci fu la fusione con l'Invicta Matera e poi per un brevissimo periodo con un'altra città, città dei Sassi, se non sbaglio, vado a memoria, dove praticamente fui solo tesserato per una questione di tesseramenti e poi mi spostai Ferrandina, se non sbaglio, ecco sì. E poi da Ferrandina, Under 18, poi, o meglio, prima Ferrandina, poi città dei Sassi, non ricordo bene quali furono i passaggi, poi passai al Locorotondo. Ma quegli anni da calciatore materano che giocava con la maglia materana, come sono stati? Perché comunque tutti i ragazzi vogliono indossare la maglia biancazzurra se sono materani. Io a Matera ho giocato solo fine carriera, l'Invicta, No, no, ti diciamo. parlo proprio del settore giovanile. Ah, no, vabbè, lo vivi come io era, la vivevo come gioco, come divertimento. Sicuramente non erano i colori della mia città, perché poi l'FC Matera al tempo aveva altri colori. Quindi la vivevo come percorso di formazione, ma non era come ero felice, comunque lo vivevo come un gioco, come è giusto che fosse, ma non c'era l'onore e l'onere di portare i colori biancazzurri, cosa che poi mi è capitata fortunatamente nel finire di carriera, anche se per pochissime gare ho avuto questo Ci onore. arriviamo a quelle lacrime dopo la Viterbese, però prima c'è tanto altro da raccontare. Sicuramente in quegli anni c'era in città qualche
quello che magari era il tuo partner ideale, perché tu comunque eri già un giocatore strutturato, eh. Con chi ti sei trovato, dico, da materano, di compagni materani, meglio da piccolino? Ma da ragazzino? Da ragazzino avevamo una squadra fortissima, tutti ragazzi bravissimi, poi alcuni non hanno avuto, non sono stati ben indirizzati. Ricordo con tanto piacere Luigi Lambertini, per dire, che era un ragazzo bravissimo e che purtroppo si è un po' perso dal punto di vista calcistico. Nicola Torre, che poi ha fatto un percorso calcio diverso a con calcio a 5. Chi c'era più di bravissimi? Il figlio del mister, di Fontana. C'era chi c'era più? C'erano Marco Acito, difensore centrale, Alessandro Santochirico, fortissimo, che poi ha fatto percorso, ha giocato anche qualche anno in interregionale, poi si è poi Milioni, questa è la sua casa, sì, di Alessandro. Che poi, di cui io sono testimone di nozze, e lui è padrino di mia figlia, quindi c'è un legame fortissimo con lui. Ne ricordo tanti, comunque bravi, che hanno fatto... Purtroppo non hanno avuto la mia stessa fortuna di poter continuare a lavorare, perché poi dal gioco al lavoro la linea è sottile, ma ci passa di mezzo il mare, perché comunque poi il percorso di crescita è tecnico, è fisico, è lunghissimo, e il lavoro è quotidiano e devi avere tanta abnegazione. Quando si arriva a Rocco Rotondo, cosa cambia per te? Lì è il primo anno fuori di casa, quindi vado via di casa, che avevo 16 anni, esperienza dal punto di vista personale abbastanza difficile, perché poi la prima esperienza fuori di casa, non avendo fatto il settore giovanile fuori, poi io ho avuto al tempo, ebbi problemi grossissimi alle ginocchia, dovuti alla mia crescita improvvisa, e per 2 anni praticamente non ho giocato. Da essere bravissimo, ho passato 2 anni dove il mio corpo non rispondeva alle sollecitazioni del cervello, ecco, non ero ben coordinato, e quindi feci questo anno interlocutorio con il Ferrandina, mi rimisi in carreggiata e partì il mio percorso calcistico, appunto, da Rocco Rotondo, dove le aspettative erano altissime, però non ci fu diciamo l'esplosione, perché comunque poi loro, quando mi videro, erano entusiasti di avermi con loro, però ero giovane, non ero abituato a vivere fuori di casa, perché poi il primo anno fuori di casa per tutti i ragazzi è un anno un po' difficile, e niente, quindi non andò dal punto di vista calcistico benissimo, però fu un'esperienza tanto formativa, perché mi fece capire tutta una serie di cose senza le quali il mio diciamo proseguo di percorso non sarebbe stato lo stesso. Un percorso che è stato di tanta gavetta fino ad arrivare alla Serie A, sì, che te la sei conquistata di anno dopo anno, perché comunque prima c'è soltanto lavoro. Era un calcio anche diverso, c'è da dire, i valori erano diversi, sicuramente quando io diciamo mi sono affacciato poi l'anno dopo al calcio professionistico, mi sono affacciato al calcio professionistico come con un normale provino, ecco, come il direttore mi conosceva, perché del tempo d'Ottavio, conosceva e il mio agente e me, volle far vedere all'allenatore se ero in grado di potermi aggregare con la prima squadra, che poi era il Chieti al tempo, che era una se io dovessi paragonare quel Chieti a una squadra di Lega Pro oggi, il Chieti era in C1, prima c'era C1 e C2, i valori non esistono nel calcio di oggi, cioè, giusto per far capire la qualità dei ragazzi con cui io mi confrontavo, c'era Quagliarella, c'era Biancolino,
c'era Coppola, c'era Rajčić, c'era Danna, c'era Tutti i tutti i giocatori. giocatori che poi nel futuro hanno fatto tutti Serie B e Serie A. Cioè, una roba impressionante. Ed era una squadra normale di Serie C. Arrivammo settimi quell'anno, ottavi. Quindi il livello era proprio più alto anche nella stessa, nell'allora Serie C1, oggi Lega Pro. I valori erano totalmente diversi. Io oggi, purtroppo, no, nel calcio di oggi, non rivedo gli stessi valori. Quindi, per il tempo, arrivare a giocare in Serie A o in Serie B era un percorso duro, faticoso, cioè la concorrenza era alta, c'erano valori importanti ed era difficilissimo, quindi la gavetta era forse ancora più lunga, per me è stata particolarmente lunga, perché comunque ho dovuto sudare anno per anno e conquistarmi pezzettino per pezzettino quella che poi è stata la mia Serie A. E niente, è stato anche un percorso figo, Hai citato qualche nome importante del calcio italiano che ha avuto il piacere e l'onore di avere in squadra con te, però mi viene in mente anche, che ne so, nella parentesi Catania, facendo un attimo un salto, un nome come Mascara piuttosto che Lodi. Qual è per te il giocatore che è stato tuo compagno ed è stato il più forte che hai avuto in squadra, e qual è il giocatore da avversario che oggi ricordi come il più forte che hai incontrato? Ma dipende dai ruoli, dipende. Io ho avuto la fortuna di vivere degli anni della Serie A dove il calcio italiano viveva un momento straordinario dal punto di vista dei talenti. Come compagni di squadra, Doni era fortissimo, A ragazzo Bergamo. a Bergamo, Vieri straordinario, anche se lui era a fine carriera e ha avuto un bel po' di infortuni quando sono stato io suo compagno di squadra, che non gli hanno permesso di darci il suo apporto. Vargas e Terzino, lo stesso Mascara, Martinez, che poi andò alla Juve, fu preso come un pacco di Natale, tutti i tifosi juventini dicono che è un pacco di Natale, però è un ragazzo fortissimo. Purtroppo lui arrivò alla Juve, ebbe un bruttissimo infortunio a un piede, e questa cosa molti magari Non la non la ricordo. ricordano, e non aveva più lo stesso appoggio sul piede, aveva problemi, gli ha creato problemi muscolari ed era sempre rotto praticamente. E ce n'è tanti, perché comunque era un calcio pieno zeppo di valori importanti. Io dilungo un attimino, giusto per. C'è stato un momento in cui praticamente quando sei in odore di nazionale, c'è comunque c'è la possibilità che tu venga chiamato in nazionale, ci fu un momento dopo il mio exploit a Catania, dove si vociferava che io potessi essere convocato in nazionale. E il direttore mi disse: mi hanno chiamato dalla federazione, dacci dentro perché hanno preso in, cioè, ti stanno Osservando. osservando, tra virgolette, perché poi non è che mandano più l'osservatore a No, vederti. assolutamente. Però io dicevo: cavolo, c'è questa opportunità, però vedevo le convocazioni e vedevo Toni, Totti, Del Piero, Gilardino, Inzaghi, Quagliarella, Di Ia Natale, quinta, forse. Iaquinta. E quando mi convocano? Impossibile, devono svenire 7-8 persone. E se dovessi fare, diciamo, un paragone con gli attaccanti di oggi, il parco attaccanti oggi italiani, sicuramente non è quel parco attaccanti. Magari qualche individualità c'è, però nel complesso non ha il CT della nazionale di turno non ha una Questa grande scelta. scelta così ampia. Al tempo c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Poi venivano chiamati bene o male sempre gli stessi, perché poi era post vittoria del mondiale e c'era veramente tanta roba da cui diciamo fare fondo. Rimaniamo il tema Serie A e gol.
Io ricordo particolarmente il gol a San Siro. Perché? Perché quel gol a San Siro, c'è un aneddoto mio lavorativo alle spalle, con Renato Carpentieri, che ricorderai, mio buona, grande collega, infatti, ci fu una discussione perché dovevamo riaprire il giornale, perché era un sabato sera, dovevamo riaprire il giornale perché dovevamo dire che un materano aveva fatto gol a San Siro. Sì. E eravamo proprio in chiusura, eravamo coi giubbotti quasi per andare via, invece ci rispogliamo, ci sedemmo perché dovevamo scrivere che Gianvito Plasmati ha fatto gol, sì, a San Siro. Io ricordo soprattutto anche questo particolare, ma tu penso che ricordi tanto altre cose. Ricordo pure la telefonata di Renato, mi riempì di gioia. Sì, fu uno tsunami di emozioni, perché comunque poi era, non era il mio esordio in Serie, no, A, perché io l'esordio l'avevo fatto 2 anni prima, in una parentesi un po' particolare, perché noi giocavamo, per i fatti avvenuti a Catania, nel Catania-Palermo, per l'omicidio Raciti, abbiamo fatto 6 mesi praticamente campo neutro, porte chiuse. Quindi il mio esordio in Serie A avvenne a Lecce contro la Roma, campo neutro, porte chiuse. Quindi non la vissi come, cioè, fu l'esordio quello lì, però non c'era quell'entusiasmo, non c'era, sì, non c'erano i parenti sugli spalti, non c'era nessuno, quindi no, non era, la cornice di pubblico poi è fondamentale, poi Catania-Roma comunque era una partita di cartello per il Catania, e non viverla senza i propri tifosi e senza i tifosi avversari, non la vivi con lo stesso entusiasmo, a differenza del diciamo la prima con Zenga, che poi fu il mio ritorno a Catania, che fu il mio esordio, che fu poi la prima in casa di Mourinho, quella lì, che fu bagnata con, diciamo, la prima da titolare, quella, diciamo, lì, così. E di quel gol che cosa ti ricordi? Cioè, ti ricordi l'azione, cioè chi ce l'ha fotografata sempre in mente l'azione del gol, o c'è chi non ricorda il gol ma ricorda che sono le esultanze? Gianvito Plasmati cosa ricorda di quel gol? Ma la fotografia che ho è quando ho colpito la palla di testa, nel rialzare la testa non finiva lo stadio, quindi c'era questo muro di gente davanti a me, ed è quella, diciamo, la fotografia, palla in rete, alzo la testa, non finisce lo stadio, perché poi San Siro mette soggezione, è uno di quegli stadi, se non lo stadio, che mette più soggezione in assoluto, e niente, poi comunque la corsa a ringraziare Zenga, che mi aveva rivoluto a Catania, poi lui aveva seguito il mio percorso finale a Taranto, perché poi lui vide solo la finale per andare in B con il Taranto, e ricordo che disse, quando mi vide, disse: finalmente per me, dico io finalmente, mister, no, finalmente, pensa che io ho chiamato lo Monaco e gli ho detto: c'è un giocatore a Taranto fortissimo che dobbiamo prendere. E lui mi ha detto: chi è? Plasmati, ma è già nostro, lo voglio, è di lì. E in quel periodo diventassi, tra virgolette, la mazza grandi, perché poi ci fu il gol alla Juve. Eh sì, poi la 15 giorni dopo ci fu il gol alla Juve, mentre quello di San Siro non portò punti, quello di Torino sì, ma in generale poi in quegli anni contro Milan, poi ebbi la fortuna di rigiocarci contro il Milan, l'Inter, con l'Atalanta, perché poi cambiai squadra a gennaio, ci rigiocai di nuovo a San Siro, facevo sempre buone partite, anche con la stessa Juve giocai 2 volte in trasferta io, perché giocai prima quando feci gol e poi con l'Atalanta a Torino, dove presi 2 traversalinea. Buffon disse: non ho mai visto una cosa del genere, lo stesso punto, prendere lo stesso punto nella stessa partita, la traversa, ancora non mi è capitato. Beh, un bel complimento da Buffon, assolutamente, vale quasi un gol, diciamo.
Ed è una cosa che, la cosa che mi ha fatto ancora più piacere, lui è un ragazzo straordinario, sembra quasi un cartone animato, nel senso che è uno proprio alla mano, non si atteggia per niente quando potrebbe farlo più forte di tutti. Quindi, e mi ricordo che questa cosa me la disse chiaramente poi nel sottopassaggio, mentre andavamo, io ero un po' arrabbiato, perché comunque traversa linea ero, giustamente, ero incazzato, e mi disse: non ho mai visto una cosa del genere, dai, cambiamoci la maglia. Fu quasi lui a chiedermi di cambiare la maglia. E allora dobbiamo invitarlo qua. Se trovassi un contatto. Sì, può darsi che magari sui social ci vede in questa intervista e l'invito è lanciato, diciamo così. Senti, prima hai fatto un nome particolare che bene o male ha segnato forse un po' anche la tua carriera, cioè quello di Lo Monaco. Sì. Vogliamo raccontare un po' di questo rapporto col direttore? Ma era un rapporto inizialmente quasi, diciamo, paterno, nel senso con accezione, con tutte le accezioni del caso, sì. Ecco, dove lui teneva particolarmente a me, specie quando poi tornai a Catania, mi prendeva sempre da parte, diciamo lui mi vedeva come una sua creazione. Poi questa narrazione ognuno poi la conta a modo suo, ecco, poi io mi vedevo figlio di me stesso, ecco, perché comunque tutte le cose che ho costruito le ho conquistate con sangue e sudore. Ed è, diciamo, l'insegnamento che io, se qualcuno mi chiedesse un consiglio su come costruire la propria carriera e di come poter crescere, ci vuole sangue e sudore, sangue e sudore, e poi magari puoi raccogliere i frutti. Però senza lavoro, diciamo, non hai mai la forza di poterti costruire e di poterti rialzare. Perché? Perché nel percorso le volte che cadi sono tante, e se non hai ogni volta la forza di poterti rialzare, non c'è nessun papà calcistico che tenga. Poi è un attimo che ti danno un calcio, vai fuori dalla porta e ne fanno entrare un altro. Quindi, ed è quello che è accaduto nel rapporto con... Ma nel rapporto con Lo Monaco è accaduto che io vado all'Atalanta, rientro a Catania, non so se sia stato un errore voluto o un errore casuale. Fatto sta che il rinnovo che avevo fatto con il Catania andò perso. Era depositato un contratto che io ho disconosciuto. Questo contratto che era depositato faceva fede anche agli anni precedenti, quindi a tutti gli anni a cui io avevo preso parte con il Catania, sostanzialmente tutte le partite che avevo preso parte con il Catania, quel contratto non era valido. C'è stata, prima che io facessi causa al Catania, e a lui, che poi è una causa non penale e civile, ma una causa sportiva, ci fu un tentativo di rinnovo, non ci siamo trovati dal punto di vista economico, e io ho contestato quel contratto. Purtroppo, nonostante una perizia calligrafica che diceva che quel contratto, perizia calligrafica CUP, non di parte, quindi perizia calligrafica super partes, quella, diciamo, decisa richiesta dai giudici, perché i giudici erano tre al tempo, nonostante dicesse che la firma era apocrifa, i giudici hanno pensato bene di farmi vedere, soccombere in quel processo sportivo, e io sono stato un anno e mezzo fermo, perché poi fu il processo sportivo più lungo della storia del calcio, perché poi ci furono rinvii, carte che si perdevano, fu, diciamo, abbastanza articolato come
come processo. L'avvocato poi, controparte, io avevo Grassani, la controparte aveva Chiacchio, il Catania, un giorno mi disse tu quella causa non la potevi mai vincere. Poi il perché un giorno lo dirò. Però questa è una delle tante volte da cui ti sei rialzato. Sì, mi sono rialzato a fatica lì, perché comunque io quando nell'estate del diciamo quando io la causa è iniziata, se non mi sbaglio, a marzo del 2011, nell'estate di quell'anno un mio vecchio compagno di squadra dell'Atalanta nel frattempo diventò direttore sportivo dello Sporting Lisbona. Nell'estate lui voleva assolutamente che io andassi allo Sporting, mi manda copia del contratto, mi manda tutto, io avevo firmato un contratto già dallo Sporting Lisbona di 4 anni. Io praticamente avevano raggiunto un accordo gli avvocati, dove di fronte a una diciamo al pagamento di, perché io comunque ufficialmente ero legato con il contratto ancora con il Catania per un altro anno, quando io mi ritenevo già svincolato, però ufficialmente fa fede il contratto depositato. Quando diciamo l'ultimo giorno di mercato poi raggiungono questo accordo gli avvocati, il Catania non si presentò all'incontro se non in ultimissima battuta. Purtroppo in Portogallo è un po' diverso rispetto al nostro calcio, lì hanno la lista bloccata, avevano almeno al tempo, non so ora, la lista bloccata a 25 giocatori. Per poter tesserare un altro giocatore dovevano prima svincolare un altro, quindi non avevano in quel momento lo slot libero, la possibilità di diciamo farmi firmare, e quindi il mio contratto fu cestinato sostanzialmente. Però se non è stato Portogallo è stato oltre manica. Sì, però lì siamo già più avanti, molto più avanti, ed è un'esperienza che quella londinese che purtroppo non ho potuto vivere come avrei voluto. Io poi venivo da un crociato lì, perché poi a gennaio, sempre per cadere e rialzarsi, mi ruppi il crociato il 31 di gennaio di 3 anni dopo, praticamente. Nel frattempo il Siena fallisce, io ero con il Siena fallisce, da svincolato a ottobre firmo all'Eton a Londra. Purtroppo però non è un'esperienza dal punto di vista calcistico che ho potuto vivere appieno, perché poi il ginocchio mi dava sempre problemi, si gonfiava, avevo sempre rompimenti e non ho potuto viverla in maniera serena. Sì. Però se non è stata un'esperienza calcistica positiva, forse ti ha dato qualcos'altro. Ah, cioè, mi ha fatto innanzitutto imparare l'inglese. Che ti trovi oggi al lavoro? Oggi nella struttura alberghiera, comunque, nonostante ci siano i miei receptionist che comunque fanno gran parte del lavoro, però nell'intraprendere delle discussioni con gli ospiti è sempre meglio conoscere la lingua e farli sentire a casa. E dal punto di vista diciamo dell'esperienza proprio di vita, Londra è una città incredibile, quindi una bellissima esperienza. Hai nominato Siena, c'è un'altra parentesi Siena per te, o no? Quale? Quella che appunto hai vissuto a Siena. Ah, un'altra parentesi, ah, sì. Ok, sì, sì, quella per dire un altro mio cruccio, cioè mi sono... Io per rimettermi post, diciamo, quando stai un anno e mezzo fermo per quella roba che mi è successa, ripartire è non veramente è tosta. È veramente tosta, perché comunque sia dal punto di vista fisico perdi un casino, perché poi quando tu ti alleni da solo, allenarti da solo è una roba, allenarti in gruppo è un'altra roba, allenarti in gruppo con i professionisti è un altro mondo. Io ho avuto qui la fortuna di potermi comunque allenare con delle squadrette
qui che comunque mi ospitavano e che ho ringraziato e ringrazio per avermi comunque accompagnato a non perdere tutto. Però sostanzialmente non giocavo, evitavo i contrasti perché magari in qualsiasi momento Ti poteva potevi far male. essere sì, ma poteva essere anche un momento buono che si sbloccava magari la causa con il E a Catania e riprendere a giocare. riprendevo. E non, quando sono rientrato, perché poi io da che avevo un contratto firmato con lo Sporting Lisbona, e dover fare l'Europa League, da fare l'Europa League, dopo un anno e mezzo sono dovuto ripartire da Nocera Inferiore in Serie B, quindi perché comunque poi quando stai fermo un anno e mezzo, purtroppo Devi anche devi, accontentare tra devi ricostruirti sia dal punto di vista professionale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, perché comunque perdi tutto. Io per tornare su livelli accettabili ci ho messo un altro anno e mezzo, perché poi ho fatto 6 mesi a Nocera, 6 mesi a Varese, perdiamo la finale per andare in A con il Varese, con la Sampdoria, Vicenza, Lanciano, faccio altri 6 mesi a Lanciano dove finalmente ritorno sui miei standard fisici e calcistici, finiti 6 mesi arriva questa chiamata da Alzina, dopo 3 partite mi rompo il crociato e quindi Era Conte l'allenatore, giusto? no, era Ricordo. Beretta, era Ah, arriva dopo Conte, forse il sì. No, Conte, che ricordavo male. Conte c'era già stato. Ah, ok, c'era già Conte c'era stato già stato e era andato via per poi era successo quel allora. Sì, bordello calcio calcio scommesse. scommesse e quant'altro. C'è una partita che si ripete quasi ogni anno qua a Matera, che forse è diventata una delle classiche. Squadra Plasmati contro squadra Chisina. Al tempo, sì, ormai sono anni che Ah, non si fa più. dobbiamo appunto Sì, riprenderla. dovrei riprendere prima a giocare, poi quello è fastidioso, è piccolino ma è fastidioso, Tony. Raccontaci Quindi un po' queste sfide che comunque sono belle perché comunque racchiudono tante amicizie, tante storie, tante passioni forse. sì, facevamo, era diventato ormai una consuetudine quando poi anche lui giocava al tempo. Con altri ragazzi della zona, Martinelli, Pasquale, erano in diversi che comunque giocavano. Facevamo questa reunion durante l'estate dove c'era questo Era la scusa per omaggio. fare la pizza, diciamo. Pizza e birra come se non ci fosse un domani, dopo con chiacchiere, era comunque un modo per ritrovarsi Chi è in tutti. vantaggio nello scorro tra le due Sempre pazze? io, sempre io. Se parli con lui, sempre lui, quindi sì. Vabbè, Con allora la prossima facciamo un'intervista doppia e capiamo veramente chi è in vantaggio allora. Ti piacere. manca quel tipo di leggerezza? Sì, però la vita va avanti. Oggi sono papà, quindi le responsabilità sono diverse. Per forza di cose, un po' di leggerezza la perdi. Per forza di cose cambia anche il tuo modo di affrontare la vita, il modo di porti, perché comunque poi tutto è in funzione prima dei figli e poi di te stesso, di mia figlia e poi di te stesso. Quindi sì, cambia tutto, sicuramente quella leggerezza, quel modo di vivere spensierato. Specie nei mesi estivi, perché poi staccavi la spina, andavi a folle per qualche settimana proprio, ed era un modo anche per ritrovarsi con gli amici di sempre, per scherzare, per Per potersi la pizza e la birra famosa. Senti, sempre pizza e birra. abbiamo iniziato dicendo che era un percorso, una chiacchierata che arrivava a quelle Sì. lacrime in bianco-azzurro Sì. finalmente. Quel gol quanto ha significato per Gianvito Plasmati? Ma Quel gol alla Viterbese, giusto per. sì, quel gol poi all'esordio, ma fu figlio, diciamo, quelle lacrime sono figlie di tutta una serie di cose, non è un singolo episodio che era un periodo dal punto di vista mio calcistico personale, io avevo deciso praticamente di smettere, poi durante una chiacchierata io. Durante l'estate
successe quella roba di Columella che lascia la squadra. Sì. La presero Andrisani e Ripoli. Durante una chiacchierata con Ripoli, dove c'era un mio amico imprenditore che era interessato a prendere la squadra, mi disse: ma perché non ci vieni a dare una mano? Prima battuta dissi non è il caso, poi dissi vabbè, fammici riflettere qualche giorno. Dopo un paio di giorni dissi vabbè, mi alleni, inizio a allenare, mi dare una mano e mi inizio a riallenare. La cosa poi purtroppo non si formalizzava. Io, nonostante avessi firmato il contratto ormai da 2 mesi, il contratto non poteva essere depositato. Le motivazioni poi bisogna chiederle a qualche scienziato che stava qua al tempo, senza far nomi. E quindi poi ci fu finalmente il mio tesseramento, voluto da Lamberti, che poi appena arrivò disse: non c'è una lira, però è già invito a tesserare, perché se non tesserate lui c'è qualcosa che non va. E quindi io avevo vissuto quei mesi ad allenarmi e basta. C'era una situazione personale particolare, perché poi era da poco morto il papà della mia ex. C'era una situazione ambientale particolare, perché comunque le attese intorno a me erano tantissime, e c'era una questione anche di emotività dovuta all'accoglienza che ebbi, perché io personalmente non avevo mai giocato a Matera, e ricevere quel calore dei tifosi per me fu quasi inaspettato. Cioè, non, sinceramente mi aspettavo un'accoglienza un po' più fredda, invece mi accolsero come se non vedessero l'ora che io potessi tornare a giocare e a far gol col Matera. E a far gol. Quindi fu uno tsunami di emozioni, nonostante forse una partita di Lega Pro, nonostante avessi giocato all'Olimpico, a San Siro, negli stadi più importanti, avessi fatto gol negli stadi più importanti, tornare a casa mi creò comunque una forte emozione, fu molto emotiva. Più emotiva, più sensazioni positive, quella partita o lo 0-0 a Potenza, che fu un'altra battaglia, quella del derby? Lo 0-0 a Potenza, io avrei voluto giocare il ritorno qua in casa col Potenza. Quella è una roba che, perché comunque sia, poi fui tra virgolette, anzi senza virgolette, preso di mira dal primo minuto come unico materano ovviamente in campo all'ultimo minuto. Poi ogni volta che io negli anni ho giocato a Potenza, li ho sempre fatti soffrire, perché poi c'era sempre questa diatriba Matera-Potenza dal punto di vista calcistico molto forte. Quindi ogni volta che io affrontavo il Potenza, che giocavo con l'Andria, per dire, contro il Potenza, loro, per me, per loro, la partita era contro di me, era mica era contro l'Andria, quindi era Potenza contro Plasmati. Poi quando sono andato con il Matera lì, apriti cielo. Quindi la cosa che mi ha fatto rosicare più di tutte del fallimento del Matera fu non aver potuto ospitare il Potenza qui in casa nostra. Per giocarti il derby in casa il tua. Il derby in casa mia, poi senza sintetico è diverso. Il sintetico l'ho sempre sofferto, l'ho sempre odiato. Però io ricordo una grande partita, soprattutto di sacrificio, perché c'era una squadra che era appoggiata su di te, perché eri l'unico che riusciva a tenere il pallone lì davanti, far salire un po' la squadra, sportellate, gomitate, cose. Non hai avuto forse grandi occasioni per fare gol, forse mi ricordo una di Orlando, una palla tagliata da te spizzata per lui, però... No, ci fu un'occasione per fare gol. Ci fu un'occasione, ma non me la ricordo bene. Che fu praticamente, invece di passarmi la palla, non mi ricordo, l'esterno chi era, Triarico? Triarico, sì, c'era Perfetto. Triarico. Perfetto. Se mi passava la palla ero che poi arrivai dopo, lui provò a tirare in porta, ma non prese lo specchio, senza portiere praticamente. Cosa volevo dire però? Fu una partita da, proprio verace, da colui che vuole lottare per quella maglia. Nonostante, tu hai detto, forse non hai avuto le grandi occasioni di fare gol, però forse hai lottato 10 volte di più in quella partita rispetto al solito. Sì, no, fu comunque una partita bella tosta, perché poi
tifosi materiali c'erano tanti al seguito, tanti riempirono tutto il settore ospiti, c'era un'attesa incredibile dietro quella partita e sì, fu una partita bella tosta. Abbiamo finito di fare questa chiacchierata, ti devo soltanto chiedere una cosa, cosa non abbiamo detto in questa chiacchierata? Ho detto tutto. Tutto? Nelle prossime puntate diremo il resto. Allora ringraziamo Gianvito Plasmati e ci diamo appuntamento alla prossima puntata sia per A Bordo Campo sia per raccontare ancora con Gianvito qualche cosa. Grazie.